l'ho detto che vengo, vengo. Porco giudica. Chi c'è? Amici. Chi su? E me. Ah. Guarda, è impossibile, Minuzzo. Tutte le volte che vengo a casa con Viola e sembra la stessa storia con voi, me lo capisco. Vabbè, ma lei mi ha detto... Cosa vi ho detto? Vi ho detto di non aprire con troppa facilità, di domandare sempre chi c'è, perché non si sa mai, è vero, alla porta. Ma quando sentite la mia voce, mi ha calesa tardi e ho fame, le pronto? Cose? Ho detto calesa tardi e ho fame, se le pronto. Ma cose? Come cose? Per uno che ha fame cosa deve essere pronto? Il tramvai mica per uno che ha fame. Ma le signore non sono ancora ritornate. Non sono ancora ritornate? No. Pensiamo. E poi dicono che fosse presto, che non le faccio aspettare quando andare in villa. Ma a che ora sono andate queste? Non erano nemmeno le 9. Basta, lascio quasi 5 ore fuori di casa, voi andate in cucina, buttate a pasta con... Ma signore! Ma ve l'ho detto che vuole. Ma cosa vuole che sappia? Prima di tutto levarmi l'anima per mettere in ordine la casa, sì. Fare i letti, dare la biancheria da lavare, far da colazione e poi subito a cooperare. Sì. Turno taffete, la signora mi manda dalla sarta, accendo il fuoco per mettere sulla pentola. Sì. La signorina mi chiama perché vado a pettinarla. Non ho ancora finito che devo mettere la roba nelle ceste per andare in villa. Ma qua... Io questa vita non la posso più fare. Se lei vuole che me ne vado che non mi pare nemmeno un veo. Buttate la pasta e poi ve ne andate. Già sente? Me va lei a quanto fuoco. Mica mi è stato un sciupun di foto che io non lo so quello che farei. Oh. E poi vedete un po' stamattina la Gigia, mia moglie, mi sveglia, non erano nemmeno le 5 e mi dice: Stefano, mi raccomando, vieni a casa presto perché abbiamo da andare in villa, robe, ragni, mosche, zanzare. Cosa c'è di zanzare? In quel paese non so le zanzare. Dice l'acqua. È l'acqua che fa le zanzare. L'anno passato siamo stati 25 giorni senza acqua. L'andavano a prendere in un paese lì vicino a 1,5 km. L'acqua non c'era, ma le zanzare c'erano. C'erano le zanzare, erano lì che aspettavano l'acqua le zanzare. E poi dice, mi salto la colazione, vengo a casa pieno di fame, le signore non ci sono, stanno fuori 4-5 ore. E poi quando sono lì, e mi sono... No, padrone, l'ha portato. Come? Se l'ha portato. Cos'è? Il pesce, un pesce. Un pesce? Il pesce? Mi dovevo portare un pesce, mi? Sì. Mi? La signora mi ha detto che il pesce lo portava lei. E mi devo sognare di portare i pesci. Ma la signora non ce l'ha detto. Non mi ha detto un castellasso, niente, non mi ha detto niente. Adesso te la dico, bello. Cioè? Io non ho comperato niente, in casa non c'è niente. Non c'è niente, andate a farvi leggere voi a tutte le donne di questo mondo. Non mi dice niente, a Gigia, mi devo sognare di portare i pesci. Oh, mi è stato un sciupun di fotta che mi ha Eccoci qua, mommi. È tardi, eh? È tardi, il padrone. Mi è arrivato il padrone. C'è già Stefano in casa, il padrone in casa. È già arrivato. Per l'amor di Dio. Matilde, allora vai di là, a metterti un po' in ordine, levarti mamma cara, il vestitino. Lasciami un po' sedere perché sono proprio stanca. Oh, sono tanto stanca anche me, ma tanto stanca che non ne posso di più. Figuratevi che siamo andate dalla zia e non c'era. A me non ne passo nemmeno vero. Ah, poi, dico, siamo andate dalla sarta. Ah, giusto, la sarta. Io vorrei un po' sapere. Ma ecco, io vorrei un po' sapere fino a dove arriva la vostra discrezione. Ecco. Ciao, papalino. Ma che ciao, papalino? Fame, ciao, papalino. Ciao, papalino. Ma come mai, Stefano? Come mai sei già in casa? Eh? A
mi domanda se sono già in casa, vero? Sì, sei già in casa. Non sapevo dove andare. Ho detto, andiamo un po' a casa. Io non so, bisticciano sempre questi qui. Ai, mimmi. Ma scusi, stamattina mi hai svegliata alle 5, Gigi, alle 5. Per dire che fosse presto, che non mi dimentica che abbiamo da andare in villa e non basta. E non chi è? Cucina. Non basta. Mi hai accompagnato fin sulla porta per ripetermi che non ritardi. E non basta. Ricordatelo, mi hai ancora mandato dietro per le scale a ripetermelo, quello strasun di là di una serva, per dire che io non ritardo, Come sarebbe a dire strasun della serva? Ah, avete sentito? Mi pare, no? Ve l'avevo detto di andare in cucina, e allora, vedete? Ben insomma, mi mandi dietro per le scale. Mi mandi dietro per questo strasun della serva. Non si può dire differente. Se cambio dico serva di un strasun calepino. Va bene, mi m'affanno, cammino, scappo di Porto Franco, salto la colazione, vengo a casa pieno di fame, la signora. Non ci sono, sono fuori 4 o 5 ore, quando vengo a casa, una patata lì, c'è una carica. Ma cosa fate lì? Ma si disna o non si disna oggi? Va bene, vado a mettere tavola. Ma perché ancora da mettere tavola mi fai uscire da testa, andate a mettere tavola. Vergogna. Giusto, eh? Signora, cosa? Non l'ha portato. Ah, questa cosa, poi? È un pesce. Sì, non mi ha detto che il pesce lo portava al padrone. Come mai non l'hai portato? L'hai portato alle banane? Ma ti scherzi? Che mi porta a casa le banane? E mi devo portare a casa un pesce, perché? O pesce te l'ho detto stamattina. Delle banane te l'ho detto stanotte. Non mi hai detto niente. Non te l'ho detto? Niente. Non te l'ho proprio detto? Niente. Allora vuol dire che mi sono dimenticato. Fai cose qua a testa, tanto sacco, poi chi ne passa sono io. Sì, va bene. Andate a farvi leggere tutte quante ci siete. Mi aspetta, basta. E voi muovetevi, andate a mettere tavola, cosa che fai lì, incantata? Andate a mettere tavola? Va bene, io tavola la metto, ma poi sulla tavola cosa ci metto? Pensiamo se in casa non c'è niente, nella dispensa ci sono delle uova, lo sapete anche voi. Se che ci sono due. Delle... Vabbè, due, non ne mangiamo mica 24, due. No? Due uova, c'è anche quel vasetto lì di pomodoro. Ma due uova, Gigi, due uova che è lì, chissà da quante sono. Ci sarà già il suo pulcino, poi ti direi che io mi mangio due pulasse con quell'affare. Due uova, con la fame come due uova. Le come da un cioccolatino a un cavallo, la stessa cosa. Due uova. Hai finito? Ho finito. Oh, ecco, bravo. E allora sai cosa ti devo dire? Che davanti alle persone di servizio di queste scene non voglio che me ne fai, capito? Quando hai da dirmi qualche cosa, me lo dici quando siamo soli, d'accordo? Ecco, quando siamo soli, allora mia cria, grida, fai tutto quello che vuoi, perché a me non interessa proprio niente. Niente! Vabbè. Ma dimmi un po', ma cosa ti credi tu? Che in casa non ci sia niente da fare? Mi dico di essere solo che ti affanate, fa bregà. Sì. Guarda che tutto il peso della casa è sulle mie spalle, sai? Che mi tocca fare tutto a me, con quello straccione di una serva. Quello straccione di una serva che non è capace di fare niente. E Titi è tutta puntina, si capisce? E poi poveretto chi fa, poveretto chi parpella. Titi è sempre offeso. Tu la mattina esce, fa un giro per banchi, per Porto Franco. Fa 3 o 4 charle. E gli pare di aver girato il sole con le stanghe. Ma fa piacere che in casa ci sono dei mucchi di cose da fare. Bisogna tenere pulite le stanze. Bisogna stirare i camiciotti. Bisogna tutte le mattine fargli la riga nelle braghe. Perché se non ha la riga nelle braghe, chissà cosa succede. E poi ancora, poveretto, chi ti domanda un aiuto, un'altra persona di servizio. Allora sei solo capace di l'ambizione di fare ricchi, voglia di fare niente, voglia di buttar via dei denari. L'hai detto o non l'hai detto? Ma me ne misero cucire, stirare, far da mangiare.
Dice che mi fa la riga nelle braghe. Se non me la faccio io con l'apis, la riga nelle braghe. Gigia, l'ultima volta che mi avete stirato queste braghe qui, lo ricordo benissimo, è stato quando la bambina ha fatto la comunione. No, proprio a gente, le scemate. Dice sempre delle scemate. E basta. Capisci che in te una casa ci sia da fare. Ma per Baco, io sono qui che sembro il figlio di nessuno. A me non so, fa di inzio che mi pare di essere uno di quelli non so che dormono nei vagoni in porto perché non hanno la casa, quelli che vanno a cercare la menestra dai frati. Sono che ho vergogna. Quando vado per la strada mi specchio di una vetrina, dico, ma chi è quel disgraziato? Sono io. Dico, amica, una storia. Dico, guarda per esempio chi bussi, ecco. Vedi chi bussi, brum, filo da tutte le parti. È una vergogna. Sa se c'è due punti. Che vi presto da due punti che hai da gommi, magari. Le stringhe, guarda le stringhe delle scarpe. Gigi, non ti dico, guarda le stringhe delle scarpe. Lo sai che a me ci vuole mezz'ora per scarpa con tutti quelli nodi che? Al mattino mezz'ora per scarpa faccio un nodo, si disfa quell'altro, faccio quell'altro, si disfa quell'altro. Che tanti di quelli nodi, ma tanti di quelli nodi che se che pure io di un rosario con quelle stringhe. È una vergogna. Va bene. È una vergogna. Va bene. Oh, vieni. E chi? Sta che ti derrute, tu sei guarda, metti una palanca in tasca, boom, va in terra. Ma per forza, ci metti di tutto in quelle tasche. Ci metto quello che ci va messo. No, ci metti di tutto, ci metti dei mucchi di fazzoletti, ci metti dei massi di chiavi. Ma per forza, ma ci metti dei matite, di notte, ma e allora vuol dire che andrò fuori di casa col cabaret, sul cabaret i fazzoletti. E non sono mica storia, l'altro giorno in via Lucoli mi sento uno che mi mette una mano sulla spalla e fa, guardi, bell'uomo, io l'avverto. T'hanno detto bell'uomo? Mi dice, guardi, bell'uomo. Ma t'hanno proprio detto bell'uomo? C'è. Sì. Bell'uomo. T'hanno proprio detto bell'uomo. Era uno che mi era dietro, non mi vedeva, mi dice, guardi, bell'uomo. Se guardi bell'uomo, io l'avverto, ma lei a pezzetto, lei perde la camicia. E figurate se tu perdi. Ecco, lei ha un fazzoletto come sciurti, ma tu me. È una vergogna. Tutti i giorni me ne succede. L'altro giorno, in piazza Senara, che vado a visitare un cliente, quando sono a mezza scala, la portinaia mi fa, indietro. Dico no, vado dai parodi, dice, indietro, che in questo caseggiato, mi ha detto, in questo caseggiato è proibita l'elemosina, mi ha detto. Ma davvero? Ma detto. Ma ti hanno presa per un po'. Ma per forza, Gigi, ma ce lo dite lì. Ma sì, ma non hai vergogna. Gigia, te l'ho mai raccontata quella dei raggi? Beh no, che raggi? Quella dei raggi non te l'ho mai raccontata. Non so niente. Te racconto. Sarà una settimana. Cosa le è successo? E una settimana ero lì a banchi, c'era piuttosto caldo, c'era niente da fare, c'era un bel sole. Mi hanno detto che ci sono dei raggi del sole che fanno tanto bene. E raggi ultravioletti. E i raggi ultravioletti. Ultravioletti. E ho detto va bene, tanto non c'è niente da fare, mi prendo due o tre raggi. E allora? Mi sono levato il cappello e ho detto vabbè, mi prendo due o tre raggi. Ero lì che mi prendevo i miei raggi. Passa uno, me lo ricordo benissimo, passa uno con la barba, si ferma e mi guarda. Dico, se vede che mi conosce. Allora ci ho fatto. Gigia mi ha messo due palanche in tuo capello e se n'è andato. Ah, una vergogna. Ma non hanno ragione. Gigia, vedi un po', no, ti dico questa, poi non ti dico altro, vedi un po' questa giacca. Vabbè, cos'è? Vedi un po' questa ma giacca. Sì, ma è una giacca marrone. Lascia perdere il marrone è un marrone shang. Ogni tanto c'è un po' di marrone, va bene, non c'è niente da dire, fa piacere. Ma questo è niente, Gigia, vedi un po' che. Uno, due, e tre cassette. Tre asole. Tre cassette, vabbè, mangiano vese se dice cassette, tre cassette, eh? Ebbene. Guarda un po' da sta parte.
Non c'è nemmeno c'è un bottone, ma nemmeno c'è un pomelo. Non c'è nemmeno, che ha tre pomeli, poi ce n'erano due, poi uno, me lo ricordo benissimo, era questo qui in mezzo, l'ultimo pomelo, l'ultimo bottone. Era questo qui in mezzo, l'ho fatto durare più che è stato possibile poi. Allora, una vergogna. Cosa è che metto una corda adesso per... Io capisco perfettamente che nelle case c'è da fare, ma per bacco, fatevi dare un aiuto da tua figlia che è sempre lì, alla fine, vuole leggere dei romanzi, alle là, alle, alla finestra, alle, do barco, così, mia figlia è sempre così, lei, a guardare, me non so cosa, cosa la mia, me non so, tutte le volte che vengo a casa, alzo gli occhi, alle, mia figlia, là, quella lì non è più una signorina, è diventato un vaso, è diventato, una vergogna. Ma cosa vorresti? Allora, che facesse la serva? Ma cosa allora? Ma cosa? Io vedo che se si vuole c'è tempo a tutto. Le signorine che sono ben educate fanno prima quello che c'è da fare in casa. Lavano, stirano, stringono magari per terra se occorre. E dopo trovano il suo tempo per fare conversazione, per leggere, per... Quella è la vera educazione. Quello è il vero modo per educare una ragazza e farne una buona madre di famiglia. Invece quando ho fatto giù una pestra dalla mattina alla sera per mettersi in mostra come dire guardate, siamo qui, qui c'è la figlia, qui c'è la madre, qui c'è la madre e qui c'è la figlia e vediamo chi se la piglia, non mi piace. E va bene, non usciremo più nemmeno quando avremo da comprare qualche cosa. Ma no, ma ti dica, lui non vuoi capirla la cosa. Se capisce per comprare, bisogna uscire, bisogna uscire. Allora, ma voi altri state fuori tutti i giorni, 4-5 ore, per comprare, non so, dovrebbero essere magazzini generali, quelli che oramai, a forza di comprare. La questione, no Gigi, la questione è che per, non so, magari per un rocchetto di filo, 4 ore fuori di casa. Per comprare un rocchetto di filo 4 ore. Uno che deve comprarsi un vestito, bisogna che stia fuori 2 mesi e mezzo, carabino, una vergogna, una vergogna. Io non so, è una vergogna. Avete l'ambizione di vedere? La questione è che avete l'ambizione di vedere e farvi vedere tu lì come lei che te lo dico io. Sì, povero Mone. Povero Mone, se stessa ti povera Metilde, si sposerebbe il giorno del giudizio. Anzi, c'è, vado a girare. Ebbene? Basta. Ebbene con questo? Basta. Nesciu che mi fa che ti me dovessi ringraziare. Ma dimmi poi, ma cosa credi tu che di fare il bene delle signorine, di tenerle sempre in casa, chiuse sotto chiave? Dico... Chi vuoi che la sposi, la tua figliola, se nessuno la vede? Deve venire, va bene. Affitteremo un negozio, una bottega, la mettiamo in vetrina, così c'è tutta lì che passa, no? Ma fa buon piacere, ma per te lo stesso che si sposi, che non si sposi, Perché almeno non avresti neanche da tirare a mezzo la dote. Quello c'è poco da tirare, da tirare a mezzo. Ahimè, già chi te desse retta a te, già, guarda, voi altri uomini, ricordatelo bene, non capite niente. Niente. Ed è per quello che prendiamo moglie. La mia ramaggio. E a Steva. Vai, bravo, vai a banchi, vai a lavorare. A lavorare. Vai a lavorare, ecco. Sì, signora, a lavorare, ecco. A guadagnare, ecco. Per la tua famiglia. Di quello l'uomo se ne intende, di quello se ne intende. Ma de cose de casa non te ne sta intrigando? Bravo. Perché la donna è la regina della casa, devi sapere, sicuro. Questo è il mio regno, sì signora, è nel mio regno. Impero io e basta. La regina basta. Della casa. Nel mio regno. Il regno e la regina. Signora, della cosa casa. Che? E no. Altro, signora, sì. Cosa c'è? Siamo un'altra volta. Cosa c'è? Il regno, la regina della casa. Signora, e posate dove sono? Io non le trovo. Il regno è rimasto senza posate. Il regno. La regina della casa, regina dei cupe, altro che la regina della casa.
guardate che mi pare di averle messe nella cesta. In quale che le vado a prendere? Beh, per te ho detto vado a prenderle, mi pare che sono in fondo del cuore. Allora per mangiare andiamo in fondo alla cesta che ci sono le posate. Vabbè, ci arrangeremo sicuro, me ne vado in trattoria. Ah, dove ti vengo? Me ne vado in trattoria, a me di me ne vado da Carlotta, da Ponticello, da qualcuno, vado a mangiare. Ma mi dice dove va con mangiare, da stamattina alle 5 che sono pieni, con due pezzettini di pane, un po' di burro e basta, io ho fame. Io la vedo, la fame, la vedo. La vedo da che al momento vado a finire in serra dalla fame e mi dice dove vado. Vado a fare due passi, Gigia. Vado a fare, sì, vado a prendere un poco d'aria per farmi venire appetito, ti capisci? Sono qui, sono qua. Ma allora, ti figuri, ma che ti figuri, s'accordi. Oh, ma brava, ma brava quella ragazza. Ma Matilde, ma cosa fai, figliuola? Ma sei sempre lì a lavare? Dico, ma cosa vuoi che dicano questi signori? S'accomodino di là. No, signora. Mi dispiace di aver sorpresa una bella signorina, diremo così, in negligé, ma sono lieto di aver potuto così conoscere la sua buona educazione. Matilde, cara, hai sentito cosa ti ha detto il signore? Non si dice nulla, si dice grazie signore. Grazie signore. Ma davvero, tutto questo fa onore alla mamma. No, per carità, troppo gentile, Giovitetto. Matilde, te l'ho già detto tante volte, non è vero? Certi lavori bisogna farli al mattino, figliola mia. E poi certe cose così materiali bisogna lasciarle fare al donne di servizio, altrimenti se ci facciamo tutto noi. E lo so, mammina, hai ragione, ma si sa nelle famiglie c'è tante cose da fare. Se non facciamo tutto noi, le donne di servizio sono una vera disperazione. Lo dica a me che ne ho tre. Tre? Ai giardini pubblici. Che... se mi permettono io... Se mi vuoi dare il bastone... Sei pronti? Vai tesoro, vai di là e ti metti un pochino in ordine, è vero? E poi ti aspettiamo e prego. Ritorni, è vero? Prego. Vai tesoro, vai. Mi ha detto, veramente... E vogliono accomodarsi? Sì, accomodi, grazie, no. Grazie prego, signora, prego. Se non disturbiamo, grazie. Abbiano tanta pazienza, sì. Oh, ma mi dispiace tanto di averli ricevuti così. Siamo noi che... ma cosa vuole? Se loro sanno cosa vuol dire famiglia, devono compatirci, vero? E poi... vede, nel pomeriggio si va in villa, si va lassù. E così, naturalmente, è per questo che lei vedranno un po' tutto come suol dirsi dosso e bordotto. No, ecco. No, signora, ma che cosa dice mai, signora? No, io anzi dirò che questa è una famiglia esemplare. C'è quella signorina Matilde, poi, che non ha paragoni. No, prego, è troppo gentile. No, è vero. Oddio, non perché la mia figliuola, ma... veramente bisogna che lo dica a onore della mia Matilde. Vede, è una bambina, quella che credano dove mette le mani. Hai sentito? Dove mette le mani? Sì, sento. Dico, loro hanno visto che era qui che lavava per terra, ne è vero? E senza acqua, a secco, trovane un'altra. Bene, guardino, quella bambina lì sa fare proprio di tutto. Mica per dire, perché è la mia bambina. Ma come hanno visto, vero, era qui che scopava per terra adesso, vero? Ebbene, lei fa tutto, tiene conti in amministrazione, toglie tutta la polvere sempre su tutti i mobili di casa, sa? Sì. E poi, però, è una bambina che sa stare anche in salotto, sa? Sì, perché guardino, lei studia il pianoforte, si dipinge molto bene, dipinge, che bisogna vedere. Sì, e poi studia le lingue, sa? Oh, fa mille cose. E poi che strana quella bambina. È una bambina che
chi la sente lei non sa fare niente, non è capace di niente. No. Tutta modestia, te l'ho detto, sì, 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 ho raccontato delle storie? Credi che ragazze come questa ce ne sono poche. Ah, garantito. Sento che è qui lei. Sì, sì, la sento. Non ci dicano niente di quello che ci ho detto io. Per piacere, sa perché è soggettosa, ah, no? Sì, è modesta. Soggettosa, vedi, Elena, che non signorina. Ci dica. No, grazie. E scusino tanto se mi hanno trovata in quello stato. No, ma signorina. Ma vede, anzi... Abbiamo avuto modo di vedere che mentre nei salotti lei ha tanto spirito da tener viva una conversazione, non le manca però quello che più importa in una signorina ben educata, e cioè le virtù per diventare un giorno che le auguro vicino una buona mamma di famiglia. Se fa coraggio l'amico, eh? Hai sentito cosa ti ha detto, signore? Signore. E non si dice nulla? Si dice grazie. Prego. Mi è scappato. È stato un lapis lingua. Già, già. Allora, se loro mi permettono, siccome nel pomeriggio andiamo in villa, devo andare un momento di là a dare gli ultimi avvertimenti. Prego, mi dispiace, ma no, vado di là, ma ritorno subito. Sì. Però lascio qui la mia bambina. Sì, 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 sì. Lascio qui la mia bambina, che farà lei gli onori di casa. Sì, ritorno subito. Mi vado da là da Carlotta, sai, hanno un arcivisto. Se capita di qua, mi raccomando. Sì, sì, sì. Mi raccomando. Allora, se mi permettono, io vado e poi... Prego, signora. Signora Gigia, se lei permette, le faccio da cavaliere. Lei è un perfetto cavaliere. Lei è sempre gentile. Grazie, signora. Sempre simpatico. Ma mi ritorno sempre. Signora, attendete. La attendiamo. Ciao. Comodi, comodi, prego. Grazie. Oh, grazie. No, no. Prego? No, no. 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 Dopo di lei, signorina, dopo di lei. No. Ma... Già. Sì. Ma raramente, arrivederci. Arrivederci. Vede quelli venuti per casa. Cosa non mi piace di vedere quelli... Uno entra, due svenuti, ce n'era uno, tutte fre. No, non mi piace, anche per i vicini non è bello. Non è bello, per i vicini non mi piace, se non mi piace, non mi piace. A me non mi piace, anche per i vicini di casa. Uno entra, due svenuti, dove siamo? Farsi entrare in un negozio, amico, non una famiglia civile. Allora, Gigia, poi bisogna mettere la posta. Gigia, oh, non mi piace. Io entro. Bravo, dico, devi aspettare ancora un poco, sai? Sì. A momenti che sarei a chilomibus, c'è ancora tutto da fare. Io entro qui a due. Bisogna assicurare le porte, Bisogna assicurare le finestre. Sì. Bisogna guardare che non manchi niente. Va bene. Ti te ne vai a trattoria, mentre i tuoi di casa non hanno va bene, ma io entro anche per, tutto per fare. Anche per i vicini, non è bello, anche per i vicini. Cosa che? C'è l'omnibus. Non mi piace. Due giovanotti, ce n'era uno e non è bello, anche per i vicini. Non mi piace, basta, se non mi piace, non mi piace. C'è l'omnibus, Gigio. Mi raccomando, gli prego una messa, guarda. Gigia, io entro. Tutto, c'erano due giovanotti. Stare in cucina, in salotto. Ce n'era uno. Che dovrebbe fare tutto, stare a dire, ce n'era uno, ce n'era due. No, anche per i vicini, anche per i vicini. Dunque, guardami. Non è bello. Guarda, Stefano. Stefano, stava attenti. Dunque, guarda, questa qui è una borsa. E in questa valigia, prima metterla sulla vettura, sulla vettura. Dove sulla vettura? Va bene, questa la mettiamo sulla vettura. Io entro, anche lui. Beh, guarda che pesa, anche questa deve essere messa sulla tettoia. Anche sulla tettoia. Sulla tettoia, c'erano due giovani. Aspetta, dunque, guarda, qui dentro c'è della roba fragile. Roba fragile. Mi raccomando, Stefano, che non si rompa niente, perché altrimenti questi... Ce n'era uno. Un momento, questa qui conviene che tu te la tenga lì. Me la tengo lì. Allora, c'è la tettoia. Anche per i vicini, non è bello, non mi piace. Non mi piace questa roba qui. Insomma, tutto quello che viene lì. Sì, va bene. Mi raccomando, le finestre e le porte. Ce n'era uno? Oh,
che persono, che persono. Ce n'era un papalino, tira le mie scarpe. Oh, bravo, sì. Yeah, c'era due giovanotti, ce n'era uno. Hai visto quello con Pipetto, che bello? Con la Pipetta non ho visto, cioè, di cosa? Chi su, padrone? Ma paga cento che va tutto per terra. Sì, va bene. Non te ne andare, che c'è il maschio delle chiavi. Non ho mai l'estrasacolo. Ma non le ha detto che... L'estrasacolo. Levano il maschio delle chiavi, sono le chiavi. Se non ho fatto il maschio delle chiavi. Mi ha fatto chiudere. Ma che ti fa con me, capellino, me capellino? Me capite? Andiamo. Andiamo. Le porte, le finestre. Le finestre, le ogni giusto. Le finestre, le ogni giusto. Andiamo. Servo solo Lala. Oh, ciao Cesare. Come va Cesarin? Molto bene, grazie. Bravo, bravo. Ciao Matilde. Già in lusso, eh? Beh, toccami un po' la mano. E così, cara zia, le devo fare tanti complimenti da parte del papà. Grazie, caro. Sì. E allora, Cesarino, già sì? Che siete qui in compagnia di vostra sorella, mi vado un momento di là, eh? Sì. Perché cosa voi, se non ci sono io, sapete bene come vanno le cose. Con permesso, Cesarino? Con permesso. Tildi, vai a finire di metterti in ordine per poi essere pronta, eh? Con permesso, prego, eh? Prego. Ma come mai, Cesarino, hai tardato così tanto? Ma questa sera ritorno a Genova, vero? Beh, naturalmente. A proposito, prima che mi dimentichi, devo darti un biglietto da portare a papà perché mi deve dare... Sì, poi me lo darai, eh? Ah, no, perché poi lo dimentico. Anzi, vado a prepararlo subito. Va bene. Bravo, signor Cesare, Sarò suo a colazione, e poi... Sì, ma vedi, è stato papà sì, che... Sì. Ma credi, Matilde, che non è proprio dipeso da me. E poi lo sai com'è il papà. Oh, no? Quando non ti fai comodo, hai sempre la scusa del papà. No, Matilde, quello che ho detto lo ripeto. E poi, perché dovrei mancare alle mie promesse quando non vedo l'ora e il momento di poterle mantenere? Anzi, senti, volevo farti un'improvvisata, ma tant'è, non riesco a tacere. Matilde, mi osa parlò papà. Gli ho detto come stanno le cose. Lui è contento e ha promesso di parlare allo zio. Cosa hai fatto? Hai parlato tuo papà? Eh sì, avantiere. E che cosa gli hai detto? Beh, che ci vogliamo bene, che le nostre intenzioni sono... Oh, mi meschinetta! Io non so. Tu fai sempre le cose a tuo modo. E poi chi ci va di mezzo sono io. Ma come? Ma sì, per due o tre cose che ti ho detto l'anno scorso qui in campagna. Cose dette magari così per scherzo. Ma come per scherzo? Sì, per scherzo. Ma Zacchi fa di testa, paga di tasca, perché io non ti ho detto niente, Non ti ho detto niente, Ma cosa c'è? Cosa c'è? Lo so io cosa c'è. Va e o parla o papà. Ma chi gliel'ha detto d'andare a parlare al papà? Sa quando sa da fa con di scemi? All'è sempre così. Oh, ma Cesare... Pezzolino, lasciami fare. Pezzolino. Siamo venuti che stavi a Cicchetti. Va bene, ma... E se sei ancora lì che perdi le braghe? Che braghe? Te faccio un pisolino, ciao. Addio, Barba. Ciao, animo, Carlotta, vai un momento di là, che siamo tutti qua. Sì, vado subito là. Cos'è che Barba? Mi sembra un po'... Ma che mi sembra, è nervoso. Dorme tutto il pomeriggio, poi si capisce che si sveglia nervoso. Gigi, vedi, quando dormo è l'unico momento che sto un po' tranquillo. Perché quando dormo non ti vedo, Gigi. Anzi, mi raccomando sempre, dico, fatemi sognare quello che volete, ma non fatemi sognare di mia moglie. Scusa. Oh, mi sai poi, d'ora innanzi, guarda, vestite, non ti vestire, dormi, non dormire... Fai tutto quello che vuoi, va bene? Io non ti dico più niente. Vorrei morire se parlo. Accontentatela. Scusa Cesarino, scusa se ti facciamo uscire da queste scene di... Ma già pensi, Barba. Scene familiari, ma tutto serve nella vita, tutto serve, anche le scene... Fammi... A proposito...
proposito di scene familiari, Cesarino, vieni. Dunque ieri ho visto tuo papà, mio fratello Michele. Ebbene? Sai benissimo che tuo papà resta mio fratello Michele. Dunque, io ieri ho visto Cesarino. E mi ha detto... Cesarino? Mi ha detto... Cesarino, mi fate il piacere di andare un momento di là? Sì, zia, sì, vado bravo. Subito. Adesso a vedere. No, ieri ho visto tuo papà, mio fratello Michele. No, tanti discorsi. No, non si può. Già che ti vado di là, mettite in ordine. Sì, vado a vestire, mamma, ti dico... Che ieri io... Adesso non si può. Questa è bella, questa è proprio bella. Io adesso ci devo dire una cosa. E allora ti manderò una cartolina, cosa devo fare? Alla roba che mi è stata un stupendo a foto come non so. Vai. Ma finirà, Gigia, come finirà? Non lo so, ma finirò. Ma finirò. Cesarino. No, che ti m'aspetti qui, che ti dico di ieri, Che ho visto tuo papà, appunto. Sì, va bene, ce lo dici dopo. Adesso Cesarino deve andare di là. Roba di mezzo minuto. Roba di mezzo minuto, come cambia, meglio che così ti racconto. Sì. Ieri che ho visto tuo papà. Mia Steva, se ti confessa tanto da andare, là ti spaccati. Ah, un po' di ansia. Ha già Stefano? Lidia? Stefano, dimmi un po'. No. Cosa ci avevi da dire a Cesarino? Va là, poi te lo dirò. No. Gigia! Proseghè? Le mie braghe! Ebbene, devo saperlo io dove hai messo tu le braghe? Cercale. Vale. Mia Steva, guarda Stefano, che io ho paura che fra voi altri vecchi combiniate qualche cosa e io sarò l'ultima a saperlo. Ma Gigia, anzi io te ne volevo parlare. Fino da stamattina, tanto parlare per questa benedetta casa la base. Alle cose. E mi è saltato via un pomello. Se capisce. Sei tanto gentile. Gigia. Dimmi. Gigia. Cosa c'è? Il mio gilet. Il pulletto, ma gilet. Guarda che io l'ho visto lì sul letto. Non c'è sul letto. Non c'è? Che sia andato sotto al letto. Ma figurati se oggi Leo va sotto al letto. Delle volte non si sa mai. Adesso certo. Guardo sotto al letto. Ma che certo. Guardo sotto al letto. Adesso guardo sotto... Aia! Cosa le è successo? Cosa le è successo? Una testata sul cane. Cosa che? Euchera. L'ho trovato. Sei già ignorante, sai. Eureka! L'hai trovato, meno male. L'ho trovato. Finalmente l'hai trovato. Cosa c'è? Cos'è che ti fai tanto così? Ma dov'era? Dov'era il gilet? Gilet? Sì. Che cosa? Parla, fammi piacere, parla. Volevo lì in Tocherendù nel comodino da notte. Un gilet nel comodino. Ugile! Ma dimmi un po'. Ma chi ce l'ha messo? Io ce l'ho levato. Da tempo de Colonia. Siamo è che da questo corsente, cosa che da Colonia. Siamo in villa. Dimmi un poco, Stefano, dunque. Dimmi un po'. Dunque fammi un po' un nodo. Un nodo? Fammi un po' il nodo perché non sono buono a fare questi nodi. E bravo Stefano, sei messo a parlare difficile per l'occasione. Okay. E dimmi che dici un nodo? Nodo? Come lo chiami il mostacciolo? Nodo? Nodo? Dico mostacciolo. Mico dico in zeneise, veramente genovese. Non ci abbiamo sempre detto la gassa? Fammi la gassa! A gassa! Fammi la gassa! A gassa!
Eccolo, oh, dimmi un po', Stefano. Dico, dico la camicia no, perché ci avresti messo troppo, non è vero? Ma il colletto, almeno il colletto potevi cambiartelo, dico, santo cielo, cosa ci vuole a cambiarsi un colletto? Un altro colletto. E beh? E beh, vai a vedere. Vai a vedere nel comune, tutte le cascette del comune, non c'è altro che un pulsino e una calzetta, oh, e basta. Ma va. Basta. E in fondo, che in fondo l'ultimo cassetto che anche in tirabuscione, rotto. Oh, rotto. Poi si parla. Dunque, vabbè. Vabbè. E poi si parla, si dice, non c'è di cosa. Scusa? Si parla. Cosa è? E scivola. E che scivola? Ti mi strangui. Ti mi strangui, vorresti restare vedova, eh? Magara. E mi? Niente. Magara. E poi non la toccare, eh? No, io non la tocco. Poi ti sento le tetiche, ti metti a venire nel buco. Oh, dunque. Dunque, Stefano. Stefano. Dunque, me lo dici cosa ti ha detto tuo fratello dunque, Michele? Ieri, che ieri ho visto mio me fratello l'hai detto, Michele. Me l'hai detto. E, m'ha e detto ti ha detto? Che ho Cesarino. Ma lo so, lo so. Ah, Lo so. Lo so. Dove vai? Vado a vestirmi, lo so, lo so. Lo so. Allora non lo sai. Lo sai o non lo sai? Lo so. E se lo sa me ne vado. Ecco. Ma voglio allora sapere lo... ecco. Cosa hai avuto già... tu. Voglio ma sentire da te. Ma sa se non perché mi so. Io non lo so, ma finirà, Gigi, finirà. Come finirà non lo so, ma finirà. Dunque ieri ho visto mio fratello. E ho tradito? Ti ha detto? Vabbè. Ti ha detto? Ci siamo. Dove? Dove siamo? Ci siamo, manca un pomelo. Solito. Che poveretto, ti manca un po' di cervello. Eccolo qui, il pomello. Ma me l'ha attaccato il pomello, ma... senza le chi un pomelo un giorno o l'altro me la tocco che me la tocco un giorno o l'altro me la tocco. E ma è Giglio e cosa me ne faccio di questo bottone cosa me facciamo così allora facciamo così vuole gassetta e pomelo, gassetta e pomelo, di conti in faccia, gassetta e pomelo, gassetta e... non la gassetta lì al pomelo. Ma tu dai i numeri, ma dai i numeri, che Stefano, numeri? Dai i numeri. Ci vuole così ma poco? Guarda, ma fa piacere, niente. Po' se ti manca il pomelo. Niente, ci vuole gassetta e pomelo, gassetta e pomelo, gassetta e pomelo. Ecco. Bella figura, eccola. E ti manca un po' di cervello. Ah. Allora. Ho capito, è tutta questione di in principio, buono. Dunque ieri ho visto mio fratello Michele. Me l'hai detto. E mi ha detto che a Cesarino piace la Michele. Oh, hai visto che lo sapevo. Che si vogliono bene. Ecco, proprio ieri. Yeah. E vabbè, dimmi un po', di cose ti hai risposto? Dunque ieri. Dunque ieri ho visto mio fratello. Voglio sapere cosa hai avuto il muso di rispondere. Il muso. La faccia. Il muso. La faccia. Se mai ho risposto che... Che? Ho risposto che ansi. Ah, ansi. Sì. A Titi che ha risposto che ansi. Ma ansi... Cosa? Cosa? Ansi. Io ho detto ansi. Ah. Ma scusa, ma dice, ma cosa avresti incontrato io? Cesarino è un bravo giovanotto, si vogliono bene quei due ragazzi. Chi è che te lo dice che si vogliono si bene? Si vede. Ma si vogliono bene. Ma se la mettita Cesarino non ci ha mai pensato? Ma poi sì, Cesarino è un bravissimo giovanotto, non dico mica di no.
Ma non bastano, è vero? Pare che sia tutto, una volta che si vogliono bene. Bene! Allora stiamo a sentire. Allora dico, quando tu avrai sposato tua figlia a questa cima di galantuomo, e che ti... E che loro, anzi, non avevano niente per a casa, ne vero? E te, ti che ti sarei obbligata a pensare. Ma a poco a poco, a poco a poco. A poco a poco? A poco a poco. Ti a queste cose ti non che pensi. Tu vai sempre con la testa nel pallone. Brutto scemo. Sei scemo. A poco a poco, poverino. Mentre io so che c'è chi la sposerebbe. Mentre io sto, ma ti sicuro che c'è un giovanotto, caro mio, guarda, bravo, ricco, educato, signore e mezzo nobile che la sposerebbe, ti capisci? Mezzo nobile. Mezzo nobile. Mezzo nobile, l'altro mezzo non si sa com'è. L'altro mezzo non fa di spirito. Mentre io so che la Matilde è già innamorata, adesso dico se io per caso, per combinazione, non ti domando cosa avevi da dire a Cesarino, ma lei la cosa era bella e fatta, ti rompivi il collo a tua figlia e un partito di quelli che fanno la fortuna della famiglia ci scappava per sempre. Ma ci scappava un po' per una sempre. Cosa, Gigi. No, di... no, non si può. Io sono il padre. No, no, io sono no, il padre. No. Come no, Gigi? Non si può. Gigi, questo non me l'avevi mai detto, Gigi. Cosa? Questo... cosa? Io non sono il padre della... Ma cosa ti dici? Ma figurati se tu non sei il padre. E allora? Non dite scemate. Dico che sono il padre, tu dici no, ma no, no, che non capisci niente, parlavo da sola. Sono i scemi che parlano da soli, Insomma, io come padre non devo saperne. Non niente, ti avevo ancora detto niente, perché ero sicura che avresti fatto delle confusioni tue solite. Eccola. E poi... anche perché volevo farti vedere che ti che ti dici che te sei solo capace di criticare tu che dici che con l'educazione che io do a mia figlia lontano i buoni partiti, eh? Vabbè. Ben, ti faccio vedere che ne trovo dei meglio dei tuoi. Sarà, non dico da no. Ma dimmi un po', anche per capirci, non so, anche non si sa mai, dico, si può sapere chi ho letto? Sicuro questo sì, sapere. Ma questo bel giovenotto, questo mezzo nobile, mezzo ignobile, si può sapere? Aspetta, aspetta un po', aspetta un po'. Il signor Riccardo. Aspetta un po'. Sei scema. Sei scema, te lo giuro, ti do la mia parola d'onore, ti porto dei testimoni che sei scema, Gigi. Ma andiamo a finire, lo so, ricordo. Ma sti galetti, lo ricordo. Se ti dicessi che l'ha già confidato a un suo amico. Un suo amico? Ma se parlo... se ti dicessi che ha già scritto al padre. Ha già scritto al padre! Per domandare il consenso. Sarai, sono venuti delle volte vero un poco, ma un papà lo sa cosa fa, perché il papà sì che è quello un signore, altro che mezzo nobile, fino a tre quarti di nobile quello. Mi hanno detto che è un sanatore, che è un sanatorio, un sanatore, un sanatore, una sanatore. È un senatore. Senatore. E ti vuoi che permette che questo senatore, che permette che suo figlio sposi chi? La figlia di un sensale da droga. Ma Stefano, non sposa mica la figlia di un uomo qualunque. E questo senatore, questo signore. Senatore? Ha già risposto alla lettera? Fino adesso pare di no. Momento! Ragioniamo, Stefano. Lui, capisci, il senatore è a Roma. Naturalmente vorrà prima domandare informazioni della famiglia. Lui non ci conosce. Informazione della famiglia. Dunque, dopo le informazioni vorrà sapere cosa diamo di dote alla ragazza. Cosa vuoi dare di dote? 2,000-3,000 lire? Ma come 2,000-3,000 lire con tututti i denari che guadagni? E con tutti quelli che spendi, andiamo a fare. Io spendo per la famiglia, Io li guadagniamo a fare. Fa niente. Ad ogni modo ricordatelo, Stefano, si dice che è figlia ereditiera.
È figlia ereditiera. Ereditiera di che cosa? Minuto. Si dice. Ereditiera di Pignata di Caseroli. Si dice. Ma non è bello. Sono cose che le fanno tutti. Mammina, vieni di là, è già pieno di gente. No, l'ereditiera. Fai presto, mammina. Vai, ti raccomando, fai onore di casa. Allora, Stefano, adesso che lo sai, mi raccomando, mi raccomando, intanto Cesarino non ci stare neanche a pensare, perché oramai andiamo. No, figati. Figlio, mio fratello Michele. Guarda, io ho un sesto senso. Io sento, sento proprio, sento che noi siamo gente destinata a andare su. Andare su. Capisci? Su? Noi si va su. Si va su. Poi se c'è peste viene giù. No, piano. Si va su. Capisci? Su. Sì, si va su. Siamo destinati a salire. Ecco. Andremo a finire alla Madonna della Guardia. Ti damamentami perché mi so quello che dici. Allora, in quanto Cesarino, niente. Niente. Figlio di mio fratello. Vabbè, guarda Stefano, allora, anche se tu dicessi di sì, ricordati che io, per Cesarino, ti dirò sempre di no. Gigi, pensiamoci ancora qualche giorno. Mi è stata un stupum da fotaca. Io non lo so quello che farei. Questa cala è bella. Adesso, con mio fratello Michele. Ci avevo già dato mezzo. Questa cala è bella. Anche Cesarino, poverino, voleva già. Se questo qui, se questo avesse delle buone intenzioni, che partito, senatore, mia figlia, mia moglie, la foglia, la figlia del senatore, zio, eccomi qua, eccote qua, è bravo Cesarino, venuto un po' con campagna, Alla domenica te ne vieni un po' con campagna, è bravo. Sì. È bravo Cesarino che alla domenica se ne viene un po' con campagna. Dunque, zio, ieri ha visto il papà, vero? Sì, ieri ho visto tuo papà. Sì. Come sta? Bene. Visto ieri? Sta bene. C'è. Ah, e se ne è venuto un po' con campagna Cesarino, bravo. Ci sediamo un momento. Sì. Che belle, ma che belle braghe! Che belle braghe, che bella tinta di braga! Che bella! Ma sei dall'anno passato che ce l'ho? Dall'anno passato che ce l'hai quelle braghe lì? Sì! Ma davvero? È bravo Cesarino! È venuto in campagna con le braghe dell'anno passato, Barba, ma non ha detto che doveva dire qualcosa? E devo bene dirti qualche cosa. Mi è passata un sciabon da fota, io non lo so dirti qualche cosa. Ma perché c'è qualcosa che non va? No. Ma vedi, nella vita, guarda, impara, nella vita quando uno deve dire una cosa, ce l'è meglio. Quando uno deve dire una cosa è inutile stare lì a girare, intanto poi bisogna che la dica. Tanto poi bisogna che uno la dica la cosa. Quindi è inutile stare le altre. Bisogna dirla. Almeno quando uno ha detto quello che doveva dire. Dopo non c'è più niente da dire. Ciao, vorrebbe dire. Ma non mi ha ancora detto niente. Dunque, senti. Poi dicono che. Vedi, dicono che uno è capo di casa. Ma che capo di casa? Un strasun. Qualunque. Barba, mi non capisco. Figurati, senti, cosa vuoi che ti dica, Cesarino? Fate coraggio. Perché è successo qualcosa, Barba? No, non è successo niente, ma fate coraggio. È sempre bene nella vita, è sempre bene farsi coraggio.
guarda che è sempre bene farsi coraggio. Almeno se succede qualche cosa, poi uno dice, beh, io mi sono fatto coraggio. Hai capito? Hai capito? Ti non capisco? Ecco, senti, io te la dico proprio come è. Dunque, in una delle volte succedono quelle cose. In una famiglia c'è la madre, il padre e la figlia, ci sono anche io che sono il padre di questa famiglia. In questa famiglia arriva uno, come se fossi te, arriva uno. E allora questa famiglia, ci sono anch'io, dice, perché no? Bravo giovinotto, andrebbe giusto bene, dice così. Poi, nella stessa famiglia, io lì non c'entro più. Non c'entro più e da capo di casa sono diventato un strasun qualunque e non se ne parla più. In questa famiglia capita un altro. Capita un altro. Allora la famiglia che io non c'entro più comincia a dire, forse è meglio. Mezzo nobile, forse è meglio. Hai capito che roba? Vado a mettermi una giacca perché c'è un po' di corrente, capita qualcuno, ma vedono senza giacca, dicono ma quell'uomo lì non c'è, no giacca. Invece giacca ce n'ho tante e ci mancheranno magari i pomeri, ma le giacca ce sono, la giacca ce sono. Ma aspetti qui e poi ti dico, dico la faccina lì, ma guarda, è quasi, vedrai, è una cosa da niente. Signora Gigia carissima, come va? Come va? Sta bene? Signor Riccardo, ben trovato qui! Capisco, ho visto di là certe persone. Ho ricevuto una lettera da papà. Sì, sì. Era un po' che aspettavo e stavo anche un poco in pena, sai? Riceverà senz'altro. Riceverò? Sì. Grazie. E allora, se permettono, vado a fare un ballo anch'io? Sì, vada a divertirsi. Grazie. Leo va qua. Gigia, senti qui il signor Venosio. Anzi, lui mi dava una certa... Sì, una grazie, certa grazie. Notizia. Ma veramente la cosa è ancora in stato d'embrione. Per adesso non c'è niente di sicuro, vero? Va bene, sì, ma... Di che cosa si tratta? Pare, Gigia, si può pare sapere? Che si tratti di un matrimonio. Ho detto questo? Sì, E allora sono stato uno scemo a lasciarmi scappare. La prima parola sono cose delicate. Non è mica troppo bello. Signor Venanzio, stia tranquillo. Cosa? Con noi non può mancare di sicuro. Ce lo garantisco io. Sì, ma... Non può mancare. E diceva, scusi. Signor Venanzio, scusi, lei diceva anzi che questo matrimonio ci riguarderebbe da vicino. Ho detto così? L'ha detto a me. Proprio così? Sì, vicino, da vicino. Non lasciarmi scappare queste parole. Signori, non sono indiscrezioni, ma vere. Ma di che cosa ha paura, ma non è questione di paura, signora. Ma noi non l'andremo certamente a spantegare. Oh, lo so. Ci capisce? Beh, s'accomodi, signor Venanzio. Beh, insomma. S'accomodi. Insomma, sì, grazie, che sono stato incaricato da parte del papà del giovanotto. Lei è stato incaricato da parte del papà. A fornirgli certe informazioni. Capito. A sapere che di, se mi posso, attraverso, diciamo... Ho capito. Basta, stavo dicendo tutto. Capito. Allora è inutile. Basta così. Già che ha cominciato... No. Una paroletta. Così, no. Ma Stefano, ma basta. Ecco, basta. Cosa vuoi? Ha già detto fin troppo. Sì, ecco, fin troppo. La parole? No. Ha già detto fin troppo. C'ha Gigia, una presetta? Sì. Ecco, brava. Signor Stefano, una presa? Stefano, prendilo. Accetta. Un marrasso Sant'Aguo, lo sai che è un marrasso Sant'Aguo, mi fa male. Una presetta? Guarda, Stefano. Un marrasso Sant'Aguo, mi fa male. No, ti scarica. Ecco. Ti scarica il cervello. Accetta. Grande. Carica il cervello. Lei tabacca tanto. Sì, due o tre al giorno me le faccio fuori. Su, guardi. Anzi, signora Gigia, se mai l'Uruscia sentisse, guardi, il giovanotto oramai è cotto. E la ragazza è lì, diciamo, a mezza cottura. Ma vede, non vorrei che dessero nell'occhio. Sa, l'amore non si può nascondere, vero? Ecco, e non vorrei.
vorrei cadessero nell'occhio, ecco, ecco. La gioventù è come i brichetti, mi prende fuoco. Quindi bisogna stare un po' attenti, controllare un po' le cose. Ma mi stia bene a sentire, signor Venanzio. Sì. Quando si sa come le cose vanno a finire... Sì. Dico, signor Venanzio, è questione di giorni e niente di più, vero? Insomma, signora, sa... Non si può sapere. Signor Venanzio, prende qualche cosa? No! Ma Steva, ma cosa fai? Abbia pazienza, signor Venanzio. Siete là, ma Stefano, siete con me davanti. Non è abituata. Gira qui di là. Non è abituata, ha fatto non un è po' abituata. Di effetto. Vanni, vai, allontanati, abbi pazienza. Vai un po' più in là. Abbia pazienza. Signor Venanzio, signor Venanzio, caro. Dunque, prende qualche cosa. No, fuori pasto. Signor Venanzio. Non è il caso, grazie. Accetti. Guardi, caro, lasci fare da me. Io vado di là e ci mando di qua la colomba, né? Sì, con un bicchiere di limonata. No, venga di là con me. Un ditino di grignolino. Perché non vuole un ditino di grignolino? Ci sta senz'altro, ci sta signora Gigia. Andiamo a prendere un ditino di grignolino. Grazie. Con permesso, Sergio. Ma chissà di chi avrà inteso parlare. Ma se tu non capisci mai niente, dunque... Signore, vi lodo e vi ringrazio. La cosa... È combinata! Oh, mamma mia. Questo ballo è per me. Allora, Gigia, o ti piacciono? Gigia, senti, non mi piacciono queste cose, non mi piacciono. Se uno canta, canta. Non ti piace, se non canta, non ti piace, piace a me. Basta! Ma non, basta, non è bello, Gigia. Non è bello. Dunque, stai a sentire. Dunque, sta a sentire. Là c'è il signor Riccardo, eh? C'è il signor Riccardo, lo chiami qui, fai 3 o 4 chiacchiere. E chiacchiere? Poi lo sai che non sono mai a dire niente, non contigo. Che chiacchiera? Cosa che dici? Non ti discorsi, è possibile, non ti sai cosa dici a bel tempo, brutto tempo. E lo vede anche a lui se c'è bello. E lo chiami qui e lo inviti a pranzo qui da noi altri, per domani. A pranzo? A pranzo. A mangiare. Con noi? Non contesto. No, mi sto con lì a pensare a quello che devo dire, non so mai cosa dire, mi viene mal da testa, non mi piace, andiamo a fare delle brutte figure. Perché? Gigi, abbiamo 6 bicchieri, ce ne sarà di 7 o 4. Siamo in campagna. Gigi, facciamo una cosa, mica regalo 50 lire che vado a mangiare dove vuole, ma almeno... Non capisci niente. Ma non... Guarda, tanti discorsi, lo chiami qui, fai 3 o 4 chiacchiere e poi intanto lo inviti a pranzo qui da noi altri per domani. Gigi, facciamo per dopodomani? No, domani. Facciamo dopodomani così penso un po' cosa dire. Domani. Va bene, domani. Parlato, detto. Allora intanto mi vado della sera d'accordo, Gigi, dimmi. Tanto per sapermi regolare, Canti mica anche te, ti canti, Non sa mai. Ebbene. Cosa? Ebbene sì. Canto anch'io. Ebbene. Domani io mi compro una chitarra. Io canto. E io suono. E se sapessi di farti venire nervoso, canterei dalla mattina alla sera. Vorrei essere un uccello per insurdite te. E io vorrei essere un fucile Signor Riccardo? Mi dica, signora. Mi scusi tanto, sa, se la disturbo, ma è mio marito. È lui che vuol dirle, non so, dirle qualche cosa. Non ne posso dire. Abbia pazienza, Stefano, è qui. Stefano, eccomi a lei. Dica pure. No, mi ha chiamato lei. Come no, è la dica se vuole dire. Io, bravo signor Riccardo. Venuto un po' in campagna, eh? Grazie, ero invitato. Bravo signor Riccardo! Venuti in campagna!
Con la braga dell'anno passato. Che burlone, ma che burlone. Ma che burlone. Vede, io quando la prima volta che io adesso tanto per fare quelle quattro chiacchiere, tanto sì, per sì, poi, sì, vero? La prima volta che io l'ho visto, io prima non l'avevo mica ancora visto. Logico. Ebbene, quando l'ho visto ho detto, porra bacco, quello giovanotto lì è proprio un giovanotto come il fuoco, come si dice, come il fuoco. Ma lei è troppo buono, signor Stefano. Se ne è accorto anche lei, eh? No, signor Stefano, tendo troppo gentile. Ah, no, ma è messo un senese, cosa vuole il genovese? Il genovese parla poco risurato. Il genovese parla poco risurato. Il genovese parla poco, eh? Non si capisce, vero? Ma non lo capisco nemmeno io. No, per dire, ma no, no, per dire che il genovese è un uomo che pelo sulla lingua non ce n'ha. Il genovese è un uomo che quando deve dire una cosa, magari ne dice un'altra. Che burlone, ma veniamo. Dica un po', il suo genitore, quello che pensa per la cosa, quello che ha sposato sua mamma, sì, quello capito, il suo genitore. Sì, mio padre. Ecco, suo padre. Anch'io dicevo mio padre, che era mio padre. Sì, io uso a dire così. E bravo, signor Riccardo, che non si incombe. Dico un poco, suo padre. Sì. Suo padre, quando l'ho visto. Ha notizie del suo padre? No, manco. Ma manco meno, no. Non nemmeno io ne ho le notizie, ma io non scrivo come il padre. E dico un po', suo papà è sempre là? Ah, là? Sì, è là. È sempre là? Sì. A cosa? È sempre laggiù a... A Roma! A Roma! A Roma! Roma. Roma, bella cittadina! Si capisce che burlone, ma è. E si capisce che suo padre, perché c'ha le sue maestra, c'ha il suo lavoro, c'ha i suoi affari. Lui lavora là, per bacco, come sì, lavora. Guarda che posizione! Per bacco, chi l'avesse detto? Quando era ragazzo, ma chi l'avesse perché detto? No? Suo papà? Si vede quel bell'uomo tutto... Mio papà è là al ministero. Al ministero? Alla camera. La camera, sì. La camera, alla la mia è quella là. Alla... È quella là. No, sì. Suo papà ce l'avrà anche lui la camera, no? Non dormirà mica sul pianerotto, no? Che burlone, ma che burlone! Ma che burlone quando io l'ho visto. Quando l'ho visto quel suo papà lì, che era così, si vede quel tipo così cresciuto bene, così alto, così... Che bella statura qua, eh? Guarda, è alto, sa? No, guardi che alto non si può nemmeno dire, sa? No, ah, no? No. Non sta nemmeno bene. Perché, no, sì, no, adesso forse io confuso una cosa, perché veramente le dico la verità, io sono sincero, l'ho visto seduto. Ah, allora, capisco. L'ho visto seduto, però ho detto se quello lì si alza. Ho capito. Chissà come alto, invece no. Invece no, ragione lei, l'ho visto poi alzato, non è alto, non l'ho più visto alto. Non l'ho più visto alto. L'ho visto quelle mezze cose, non era alto, l'ho visto alticcio, ecco, una cosa... Ma è impossibile. Possibile? È impossibile perché mio padre è astemio, quindi... Ah, è astemio? Vabbè, credevo che fosse genovese. Dica un po'. Dica un po', domani lei è libero? Dunque, domani? Sì? Domani? Sì, libero, domani libero. Libero, sì. È libero? Sì, liberissimo, perché? Dopodomani sarebbe stato libero. No, assolutamente, un impegno. Io l'avevo detto. Ma la Gigi ha detto, per domani che venisse da noi a fare penitenza per modo di dire, sta in casa nostra a fare, mangiare, la Gigi, che venisse in casa nostra a mangiare qualche cosa con noi. Così, sa, ma la buona, proprio alla San Fanzon, ecco. Alla San Fanzon, come dicono in Spagna, sa, una cosa di... Ho capito. Proprio alla buona, alla casaliera, ecco, proprio. E mi dispiace che loro si disturbino, vero? Lo so, ma è la Gigi. Ma io accetto senz'altro. Accetta? Sì, senz'altro. Se ci vuol pensare ancora qualche giorno. No, vede, signor Stefano...
Sì, sarebbe scortesia da parte mia, sono così gentile. Ma se immagino. Va bene. Allora, tanti ringraziamenti. Tanti ringraziamenti da parte di tutta la famiglia. Esequio. Osequio. Che burlone. Osequio. Di nuovo, tanti ringraziamenti. No, no. Cioè, Stefano, sono io che devo ringraziare. Lo so, noi invitiamo e lei ringrazia, logico. Se permette, allora... Cioè, mia nessa. No. Mia figlia è di là. Mia figlia sì. È di là. Questa è mia nessa. Mia nessa resterebbe, resterebbe la figlia di mio fratello Michele. Ho capito. Sì. La nipote, la nipote. Nipota? Sì. Voi altri in Bassa Italia dite nipota. Che invece poi è la nessa, che è la stessa cosa. E mia figlia è di là. Di nuovo, tanto ringraziamento da parte di tutta la famiglia. Grazie. E domani, quando viene per mangiare da noi, non si disturbi. Sì. Non capisco, disturbo io? Non si disturbi, non è il caso che lei si disturbi. No, di solito quando uno è invitato, magari porta qualche cosa. Non è il caso, non si disturbi. Come vuole lei, come vuole lei. Ho sentito io chiaro e netto. C'era il signor Pippo, che parlava. E diceva che il signor Riccardo a nostra figlia non ci ha mai pensato. E noi altri immaginiamo quello che noi. Ho preso uno spavento quando ho sentito una cosa così, perché ero lì che giocavo a carte con degli amici, giocavo a goffo. Di sentire dire una cosa così, ho preso uno spavento, ho detto gioco, invece dovevo dire passo. Ho perso due, niente, ma dico. Tu hai detto che sentivi, E giocavi. Giocavo. Non hai capito niente. Chi? Non hai capito niente. Non hai capito niente. Come non ho capito? Fammi piacere, basta, bravo. No, non mi confondi e non hai capito niente. Ma se dico Gigi, vedrai, alle napulenza fatta male. Alle napulenza tutta morti, fatta male. Scusa, in conclusione, fino adesso il signor Riccardo non si è spiegato. Cosa? Il signor Venanzio, tanto meno in conclusione, perché cosa è quella? Cosa ha detto? Come sarebbe a dire il signor Venanzio? Non si è spiegato. Ha detto... Il signor Venanzio non si è spiegato, ma ha detto che si trattava di un matrimonio nella nostra famiglia. Sfido io a spiegarsi meglio. No, Gigia, non l'ha detto nella nostra famiglia. Non l'ha detto. Ha detto nella nostra... Ma senti, era lì. Sì, era lì, ma non l'ha detto. Ma te lo dico io. Ha detto che si trattava di un matrimonio che ci riguarderebbe da vicino. È lo stesso. Ecco le parole, da vicino. È lo stesso. Tu non capisci. Scusa, più vicino di tua figlia. Chi c'è? Lo stagnino. Ma guarda, vedete, c'è Mate. Ma no, per tu vicino dire, è ma una cosa ma... è vicino. E una cosa è nella famiglia. È lo stesso. Non è lo stesso da vicino a nella. Vicino vuol dire vicino, nella vuol dire dentro. Nella, di vicino e nella, cosa ti che differenza ti capisci? Le vicine e nella. Le vicine e nella. Momento, c'è un affare, un oggetto qui. È un oggetto qui, una mela. Una mela. Va bene, vale. È vicina. Sì. Se la mela è qui, è dentro. Nella. Nella è dentro, vicino e nella. C'è una bella differenza. Ma no, facciamo che te non puoi capire. Se uno ti dice, io sto di casa vicino alle carceri, l'altro ti dice, io ci sto dentro, Ma ti piace, vai a cercare... Poi senti un po', un'altra cosa, dico, parliamo proprio seriamente. Vuoi che il signor Riccardo venga a domandare la mano di tua figlia senza prima sentire il parere del babbo? Non è possibile. Bisogna aspettare, perché il signor Venanzio deve scrivere al padre.
Il padre, naturalmente, risponde al figlio. E poi vedrai se hai ragione tu sento, o se ho ragione. Vabbè, io ti dico ma farò Gigia, piacere, ti dico una cosa sola. Io fa sento piacere. Per aria una spesa del scopole che non è. Ma fa piacere. Vabbè. Qui bisogna agire. Agire, è il momento. Dunque, bisogna chiamare Cesarino. Si chiama Cesarino, ci si dice le cose come stanno. E che non ci venga più per la casa e che sia figlio. Gigia, figlio di mio fratello Michele. Sì, e tua figlia l'hai trovata per la strada, tua figlia? Va bene, e ma... allora? Gigia, figlio di mio fratello Michele. Cosa è che? Signora, via dalla Usciu Cesare e Usciu Pippo. Benissimo. Cosa è? E qui lo chiamiamo e mettiamo subito tutto a posto. Andate di là a chiamare mia figlia la Matilde. E di là con la signorina Carlotta che tutta la mattina che piange che sembra la una mia Matilde piange? E no, la signorina Carlotta. Diventerà più bella. Ah, Dunque, voi andate di là e chiamate mia figlia la Matilde e le dite che vada a tenere compagnia al signor Pippo. Poi mi mandate di qua subito mio nipote, Cesarino. Cesare. Capito? E gli dite a Cesarino che c'è suo zio, suo Barba, suo zio, che gli deve parlare. No. In mantinenti. No, in mantinenti. No. Colomba, Colomba, andate di là a cercare di Cesarino. E ci dite che domani mattina, quando lui vede il postino, il portalettere, ci dica c'è niente per me, io ci scrivo. No. Chi ti che fa? Ci scrivo. No. No. Ci dice che scrivo. Mi è stato un sciupun de puta che non lo so quello che fa. Ci scrivo. Ma dimmi un po'. Ma il padrone di casa chi è? Come chi è? Lo sei tu il padrone? E no? Come no? E no? Come no? No? Sì? No? 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 Sì? Perché no, Tite è soltanto capace di fare al momento opportuno bo 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 bo. Poi non sei neanche capace di abbottonarti i pantaloni. Che manchi ai pomeli, per forza. Vergogna. Gigia, finire la cosa. Guarda, finire. Stefano, guarda, Stefano. Se io fossi al tuo posto, bene, avrei vergogna di mia moglie. Quello mi succede. Ho vergogna. Altro. È vergogna. Te lo dico. Taci. Che ho detto. Qui. E qui, Cesarino. Cosa che? Ah, Cesarino. Siete voi, bravo. Ah, Cumba ma di tu che... Sì, sì, accomodatevi, Cesarino, perché c'è vostro zio che vi deve parlare. Guarda di parlare, E di non far credere che sono io, Mica scrivo. No. Che parli. Avanti, fallo sedere. Siedi. Cesarino, siedi. Fallo sedere. Sei già seduto. Adesso siediti anche tu e parla. No, almeno e te lo dico io. Mica scrivo. Ti dico io tutto quello che ti devi dire. Allora ripeti. Dunque. Mi pare, se non mi sbaglio... Mi pare, se non mi sbaglio... Che tuo papà... Mi abbia detto... Ma che stupido! Ma no! Che ti dici? Ho detto che stupido. Che voi... avreste qualche idea, ne vero, Cesarino, sulla nostra Matilde, ne vero? Avresti qualche idea, diremo, sulla nostra Matilde. Zio, se non le rincresce, lasci parlare la zia. Vedo che lei ne esce meglio. Oh, attenzione, perché non è mica tuo marito quello lì, mi raccomando. Bisogna bene. Bisogna bene che parli io. Per forza. Se tu non sei capace. Non è capace. Io non capisco, Non capisco perché in questa casa chi fa tutto è lui. In questa casa non si muove foglia senza che lo sappia lui. Foglia. Senza suo permesso. Foglia. Se è attaccata con la foglia c'è tanta rametta così, ci vuole già un altro permesso. Ci vuole già un altro. Dunque, ecco qui.
Cesarin, dunque, la cosa è così. Dunque, tanto mi vero quanto mio marito, siamo tanto contenti che voi abbiate preferito vostra cugina per formarvi una compagna della vostra vita, anzi. Ma, momento, d'altra parte, tanto mi quanto mio marito ci rincresce tanto, tanto di dovervi dire di no. Non è, Cesarino, che voi non siate un bravo giovanotto. Anzi. E che voi non formereste la felicità della nostra figliuola. Anzi, ma... è figlia sola, vero? È figlia sola. È sola, poi sola. Quando si sposa non è più ma sola. No! Capisci? È figlia unica. Ma sì, è figlia unica. È unica. Per ora, poi vedremo. Dunque, è figlia sola. E ha 500.000 lire di dote. Cosa? Cosa l'ha? 500.000 lire di dote. Ah sì? Sembra, come? Chi ce le dà? Come tu ce le dà? Tu ce le dai! Io? E a me che me le do? Poi, un giorno o l'altro le resterà tutto quel poco che abbiamo? Sì, se non brucia. Dunque, e tanto mi quanto mio marito, per dirvi la verità, abbiamo pensato di collocarla diversamente. Sì, capisco. Io non sono uomo degno, vero? No. La famiglia spira. No, dica qualcosa. Non è caso, vero, vuol dire che, se mai. Se mai per un'altra volta. Ma non so se ti dice un'altra. Oh, mio Dio santo. Cosa dici? Ma poi, del resto, perché avermela male? Anzi, auguri. Vuol dire che presto sentiremo chi sarà questo fortunato. Naturale. Sì, perché mi immagino che ci hanno mai bandito tutto questo. No. Se non ci fosse già pronto un altro pretendente, vero? No. Come no? No. Ma come no? Ma come no? Ma come no? Ma come? Ma c'è! Pare. Ma si farebbe. Ma si farebbero questi discorsi. C'è. E anzi, Cesarin, proprio vetreghiescimo fin tanto che il matrimonio non sia compiuto. È proprio questione di giorni, sapete? Sì, niente di più. Vetreghiescimo di rallentare le vostre visite, abbiate pazienza. Ma cosa vuole la gente? Charlan, è vero? E se queste charle andassero nelle orecchie allo sposo, potrebbe anche succedere sì, qualche sta cosa. Sì, ho capito. Sì. D'altronde vi dirò che se sono su... sono venuto esclusivamente per prendere mia sorella Carlotta e portarmela via. Ah, sì, perché a Carlotta, non è vero? Cosa là che è da ieri che piange quella bambina lì. Meschinetta, è un po' nel mio caso, no? Cioè? A me me se nega quella che avrebbe dovuto farmi felice e a lei se che leva tutte le sue speranze. Bisogna compatirla, no? Ah, perché? Perché lei si credeva... Così... Gigia, no? Si vede dalla bocca che ride. Si vede che ride, se ne accorge che ride. E mi lasci me ridere. Scusa, non posso farne a meno, abbiate pazienza. Ci dico, io avevo sempre creduto la Carlotta un carattere romantico, sentimentale, ma scemo. Aveva... La prego. No, ma perché dico, non ha neanche un soldo di dote sta ragazza qui. E se mai è cosa da ridere, vero? A meno che penso. E mia sorella spero che dimenticherà e possa trovare presto anche lei un buon partito, anche se non ha le 500.000 lire di dote da sbattere sulla faccia agli scemi. Comodi, conosco la strada. Senti. E
sei stato capace di dire niente? E se dico qualche cosa ci do ragione. Cosa ti chiede? Ci do ragione. Ci do ragione. Vabbè, in ogni modo ricordati che quel ragazzo lì non deve stare in casa mia neanche un minuto di più. Eh già, già. Brutto, maleducato, d'un insolente, d'un morto dalla fame. So, capisci, 500.000 lire da sbattere sulla faccia agli scemi. Come se mia figlia non li avesse. Non li ha? Come non li ha? Ricorda, mettitelo bene in tasca, non li ha. Oh, va bene. Eh no, perché un giorno o l'altro magari mi vieni fuori e mi dirai, oh, oh, è quelle 500.000 lire. Non li ha. Oh, bambina, non l'avrei mai più pensato. Cos'è che? Cosa succede adesso? Cosa il signor Pippo mi ha detto che... Cosa ti ha detto? Oh, signor, ma parla, dimmi. Cosa ti ha detto il signor Pippo? Il signor Pippo mi ha detto che il signor Riccardo a me non l'ha mai pensato. Ci siamo, Gigia! Gigia, ci siamo, Gigia! Ma dove siamo? Ma dove siamo? Non capite proprio niente. Ma cosa vuoi che sappia il signor Pippo? Signor Pippo, ma no, il signor Pippo è un ciarlone, ma fammi il piacere, che chi sa tutto è il signor Venanzio. Oh, signor Venanzio. Oh, signor Venanzio. Caro signor Venanzio. Signor Venanzio, capita proprio a proposito. Sì, 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 sì. Signor Venanzio, guardi, qui c'è mia figlia che piange, che si dispera. Oh, lì c'è mio marito che grida, sbotta, solleva, ci fa diventare matti. Matti, ho già fatto tre salti mortali, ma adesso mi riposo. Signor Venanzio, signor Venanzio, lei deve dire come stanno le cose. Lei deve levare questi due esseri da tribolare. Ma, signora Gigi, parli chiaro, eh. Già si spiega, perché a me non succede cosa da dire né cosa da fare. Senta, mi dica proprio la verità, signor Venanzio. Sì, sì, perbacco. Questo benedetto matrimonio sì. Si fa... O non si fa? Ho capito, si fa, per fatto, oh. Si fa. Momento, momento, si fa un matrimonio. Sì. Va bene, sì. Adesso sentiamo chi sono i matrimoniati. Oh, bello, bello. Ma non lo sanno? Non lo sappiamo. Oh, beh, questo non lo sappiamo. Signor Venanzio, questo matrimonio sì. È con la Carlotta? Eh sì, ecco. Con la signorina Carlotta, la prima. Ma cosa si credeva? Ah. Ma per fatto. Ma tanto Dio. Cosa si vede? Cosa si vede? È la figlia del signor Michele? Sì, 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 sì. Cosa si vede? E lei ha il coraggio? Il coraggio di dire cose segrete? Sì, coraggio. Lei? Il coraggio. Dopo. Ma signor Venanzio? Dopo che lei ci ha fatto credere quello che non è, lei dice cose segrete. Mi ho fatto signor credere Venanzio, lei... Signor Venanzio, lei ci ha fatto credere quello che non è. Perché cosa lei è venuta a dire? Che si trattava di un matrimonio nella nostra famiglia. Mi ho detto che si trattava nella nostra famiglia. Signor Venanzio, ma parliamoci chiaro. Ma scusi, ma cosa ce ne facevamo noi? Ma naturale, ma cosa ce ne facevamo noi che fosse più questa che quella se quella non era mia figlia? Sargigia, sentami che domando scusa. Ma signor Venanzio, guardi. Ma non mi deve domandare scusa adesso. Ma perché? Ma perché lei ci ha compromesso? Io ho compromesso, ma guardi che non ho compromesso. Ma Venanzio, lei deve parlare chiaro. Chiaro? Lei non ha parlato chiaro. Ma signora Sargigia, ma cosa dice? Niente ho fatto lei, signor Venanzio, o è uno scemo. Oh. O è un intrigante, o è un poco di... Oh, signora Gigia, la prego di moderare i termini e guardare come parla. Io parlo... Se no che l'insegno mi come sa da trattare con i galantuomini. Che l'insegno mi l'educazione, signora Gigia. No, lasciatemi parlare, perché qui non ci siamo più, caro signor Venanzio. Finché ha detto tutto il resto va bene, ma quanta educazione... Quello lì non la dovevo proprio. Ma non lei che è una persona così che viene a insegnare. Lei che insegna l'educazione. Ecco, faccia insegnare l'educazione. E come? E come? E se allora lei è capace? Vede un po' che io saranno più di 20 anni che cerco di insegnarcela l'educazione. No, faccio per dire che qui c'è tutta una famiglia. Qui c'è la madre, lì c'è il padre, là c'è la figlia, papà. E lei deve rispettare. Ma cosa? Mi rispetto chi mi rispetta? Perché Dio anche che con tutti a loro
limonate, se man sa limonò abbastanza. Sì, e c'è ancora qualche cosa da dire di Roccarei, ma lei è un marito di persa, lei è un marito di legno, vero e proprio. E lei, signora, ma sarà magari vestita da signora, ma è una lavandaia. Lavandaia? La vendono al mercato, navigai sei tregi, una vergogna marcia. No, c'è una confusione, la lavandaia è la sua sorella, non è? C'è una confusione. Stefano, ma Stefano, hai sentito cosa hanno detto? Sentito. Ma guarda, se sei stato capace di dire qualche ma cosa... Ma se dico qualche cosa, ci do ragione. Ci do ragione. Ci mancava anche questo. Già, gli uomini sono tutti cattivi, sono tutti bugiardi. Gli uomini... Non capisce niente. E le donne? E donne sono tutte senza cervello, meno so, imbrogia, manesa e poi... Adesso io me ne lavo le mani, fate quello che volete, io me ne lavo le mani. E quello bello cosettino che se n'è andato, 5 bicchieri di grignolino, mica uno, 5 bicchieri. No, pretendo che mi sia resa giustizia davanti a tutti. Ma no, signor Riccardo, è una donna. Ma meglio, meglio, le leveremo il vizio. Signor Riccardo, sì, signora, mi dica sono niente. Qui. No, mi dica niente. Ah, oh, signor Riccardo, sono qui che non ho neanche il coraggio di guardarmi in faccia. Dopo quello che è successo, io ce l'avevo detto. Guarda quello che fai, guarda che ce ne pentiremo. Ma cosa vuole, signor Riccardo? Quello lì è un benedetto uomo che quando si mette una cosa in testa è inutile, inutile, inutile. Galantuomo, sa? Onesto come lui, non ce n'è un altro. Ma annega in un bicchiere d'acqua, ma... o si spaventa di niente. Sì, signora, vede, però... signor Riccardo, sì, lo so. Lei ha ragione, io non so come quel benedetto uomo lì si era messo in testa che lei facesse la corte alla mia Metilde. Cosa vuole? Io gli dico, lui non mi sente, io parlo, lui grida. Oh. E fa tanto, combina tanto che... E dà il vattene a questo povero Cesarino, sa, poverino, che... scontenta, sa? Scontenta, fa piangere la mia Metilde, che innamorata, sa? Innamorata di suo cugino! Non vuoi sentir parlare d'altro, Gigia, lengua desavata! Dai, citati, poveretto, di chi se ti parli! Lasciami fa da me! Dunque, senti, bravo, capiti proprio a proposito. Dunque, vedi che qui c'è il signor Riccardo, poverino, che con ragione ti domanda soddisfazione di tutte le ciarle che si sono fatte sul suo conto. Qui c'è poi la Carlotta, una ragazza che è una perla, che io te l'ho sempre detto, non è vero? A momenti perdo un buon partito per le tue ciarle. E qui, taci un po', che Cesarin, povo Cesarin, un giovanotto che è un'altra perla, un'altra perla. E che io te l'ho sempre detto, dagliela tua figlia a tuo nipote, t'ho sempre detto, dagliela tua figlia a tuo nipote. Non vedi, poverino? Non lo vedi lui come diventa magro? E guarda lei come piange sempre per suo cugino, guarda. Piangi. No, mi tocco per vedere se sono io o se sono mio fratello Michele. Io non voglio. Andiamo via. Cesare, Metilde, mentre io sono tanto contenta, non vorrei vederti piangere. Piangi. Cesare, tu. È un po' troppo tardi, no? Io sto a vedere, amici, dormono. Andiamo, signor Cesare. Ma non ci dite niente, cosa ci volete dire? Cesarina ha ragione, ne ha mille ragioni. È tutto per te, eh? Sì. Tutto per me. Metilde, andiamo di andatevi là. Andatevi a nascondere. No! Andatevi a nascondere. Andiamo di là. Che andiamo da là? Andiamo di là nella nostra andiamo stanza. Andiamo da là, in tame stanza. Ma che faccia? Ma che faccia che ha la Gigia? Ma che faccia? Ah, ma Gigia, io non ti conoscevo ancora, Gigia. Dai una faccia, che se dai una faccia a terra, il lastrico fa sangue, il lastrico. Una faccia che non sente nemmeno più la carta vetrata, garantito.
Cesare. Va là, Cesare, che non vedi l'ora. Andiamo, coraggio. E mutati, salame. Matilde, se potessi credere che sei veramente pentita... Prendi la prova. Non dovrei, ma ti voglio troppo bene. Io ho sempre voluto tanto di quel bene a questo ragazzo qui. Siete un gran bravo giovanotto, che l'ho sempre detto io. Cesarino, vi consegno una perla. Oh sì? Se ti assomiglia alla mamma? E dunque, evviva gli sposi! E la commedia è finita. E sì. qui ci vuole una morale. Momento, la morale ce la faccio io. Fate a sentire voi altri, venite. Caccia, non so parlare gli strapuntini, quelli lì, Venite un po' che voi altri due state a me a sentire. Voi altri due quando avrete dei bambini? Stefano, non si dice dei bambini, no? Quando avrete delle bambine. Papà. Né bambini, né bambine. Cosa volete fare? Dei paraccani? E allora statemi a sentire. Quando avrete dei paraccani. Quando avrete dei bambini, guardate bene quello che fate. E abbiate per massima sacrosanta che un buon marito non si trova mai con di intrighi e con di manesi, ma col saper dirigere il cuore dei figlioli con la ragione e con l'esperienza. Bravo, signor Stefano, ha proprio ragione. Lì che è morto Napoleone, parla lì, parla. Ma figli,